2023 nasce sotto buoni auspici, sia perché i numeri ci confortano molto, i numeri dei visitatori, sia perché le attività intraprese avranno il loro esito proprio nel prossimo anno. Nel prossimo anno abbiamo in calendario due importanti mostre, quella sul Maestro di Campo di Giove, perché abbiamo acquistato quattro tavolette che si vanno ad affiancare alle nostre altre quattro che erano già qui, e avremo anche in collaborazione con l'Università dell'Aquila e con il professor Marcherini e il professor Pezzuto una mostra dedicata ai Bedeschini, e questo verrà realizzato qui all'interno della sede di Borgo Rivera nella Sala Francescana. E poi abbiamo ancora le attività di valorizzazione che ci porteranno a realizzare nuove mostre, riaperture successive anche del Mammut che tanto ci ha dato soddisfazione nel 2022. E abbiamo intrapreso poi questo studio importantissimo del percorso museologico dell'allestimento nuovo del Munda al castello, perché è questo quello a cui puntiamo, tornare a casa prima possibile. Ho avuto la fortuna di non trovare un progetto già definito e quindi in questi mesi con tutto lo staff abbiamo progettato il percorso museologico e museografico. Abbiamo deciso quali opere venivano esposte, in quale sale, anche alla luce dei nuovi studi e anche alla luce dei nuovi acquisti che abbiamo fatto, perché nel 2022 abbiamo anche acquistato, oltre alle quattro tavolette del Maestro di Campo di Giove, anche un'importantissima tavola del Maestro del Trittico di Beffi, databile al 1390, e poi abbiamo fatto degli acquisti in campo ottocentesco, quelli che poi presentiamo oggi alla stampa e che verranno aperti al pubblico il 21. Il nostro studio, la nostra attività scientifica ha investito essenzialmente i depositi. Abbiamo cominciato a studiare le opere che abbiamo in deposito e in questa sala, dove c'era la mancanza della Madonna di Collemaggio, che abbiamo proprio riconsegnato alla Basilica quest'estate, per colmare il vuoto abbiamo deciso di portare qui la cosiddetta Madonna Levapene. Siamo sempre nel XV secolo ed è un'opera molto bella, particolare, importante, che darà sicuramente ai visitatori un momento in più per soffermarsi sulla particolarità dell'arte in terracotta dell'Abruzzo.